Siamo alle pendici del Monte Cervati, in località Vallicelli, 1400 metri, dove si stanno svolgendo le ricerche di tre speleologi dei quali non si hanno notizie da ieri mattina. I tre speleologi si sarebbero avventurati, diciamo, all'interno delle grotte. Alle mie spalle potete vedere l'imboccatura di queste grotte di località Vallicelli. Sono grotte nelle quali da molto tempo si stanno effettuando delle ricerche e sono state ritrovati degli importanti reperti archeologici. Noi siamo con Raffaele Accetta, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano e vice sindaco di Monte San Giacomo, che da ieri sta seguendo questa vicenda. Allora, presidente, che cosa ci può dire? Prima di tutto, come vi siete accorti della mancanza di questi tre speleologi? Ma diciamo che è stato un caso, perché un nostro dipendente che si è trovato a passare da questa zona ha visto nei pressi della grotta molta acqua e quindi ha avuto il sospetto che ci fossero questi tre speleologi, perché sono delle persone che da tempo vengono a Monte San Giacomo a fare queste ricerche. Ci sono delle tende montate, ha visto la macchina e quindi è sceso giù a dare l'allarme. E quindi da ieri sera alle 9 noi abbiamo allertato un poco tutti, prevedendo ovviamente che ci fosse qualche problema, e purtroppo si sta confermando, perché è passata tutta la nottata, nonostante ci sia stata veramente un'allerta completa, perché abbiamo adesso addirittura i vigili del fuoco di Roma, quindi insomma c'è il massimo che si può avere in queste occasioni. Ci sono qui anche i sommozzatori, perché queste grotte hanno una struttura molto particolare. Sì, ci sono i sommozzatori perché ovviamente ci sono dei punti in cui si alza la falda dell'acqua e quindi ci si può arrivare solo entrando nell'acqua. La speranza è che loro siano riusciti a passare questo tunnel che è pieno d'acqua e siano riusciti ad arrivare in un luogo, in un punto dove c'è uno spazio libero. Berardino Bocchino, il delegato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, impegnato in queste ricerche, che cosa ci può dire? Beh, niente, la situazione è abbastanza complicata, perché in pratica gli speleologi che sono entrati in questa grotta ieri a mezzogiorno, dopo che sono entrati hanno preso una piena, è arrivato un grosso acquazzone che ha riempito praticamente un tratto della grotta, cioè 50 metri di grotta per 2 metri di profondità sono completamente piene di acqua e non c'è più la possibilità di passare da una parte all'altra. In realtà noi non sappiamo dall'altra parte com'è la situazione. Speriamo che si trovino in delle stanze che si trovano dall'altra parte, in un posto tranquillo e asciutto. Ovviamente grandissimo lo sforzo dei vigili del fuoco. Noi siamo con Antonio Frasca, che è il caposquadra responsabile provinciale del soccorso speleologico dei vigili del fuoco. Allora, com'è la situazione lì dentro? La situazione è molto difficile. Stiamo cercando, naturalmente è arrivato anche i sub speleologici, dunque cerchiamo di attraversare questo cunicolo che è pieno d'acqua. Se non riusciamo, stiamo tentando di cacciare fuori l'acqua, fare dei terrazzamenti dentro stesso la grotta e di buttare, di riversare l'acqua. Stiamo cercando di, speriamo che i speleologi che sono arrivati ieri e sono entrati a mezzogiorno nella grotta si sono rifugiati in questa stanza e aspettano il deflusso dell'acqua.